Io vado da Angela Frenda nel bosco, la direttrice di Cook. Ciao. Come sei bella con rosa, come mi piace questo colore che visto? Hai. Io che non vesto mai di rosa. E invece devi. Me lo stavo dicendo, infatti. Ecco. Come stai? Sto bene. Sei bravissima in cucina, la vuoi no, finire? No, adesso anche tu bravissima. No, mi prendono in giro da oggi per via del premio, lì guardami. Mi guardano, mi prendono, vabbè, non dirò ma più niente. Ma il premio è meritato. Ma va. Meritato. Sì, invece noi oggi parliamo a proposito di premi di sì, Oscar, vero? Parliamo di Oscar, parliamo di premi. Allora, io mi ero preparata tutto un discorsetto, sai, da raccontarti, abbiamo messo insieme un po' di cose, cioè... Però mi sa, ora non so se dalla regia, che dovremmo partire da un episodio di cronaca, certo, diciamo. Immagino. Di cui stiamo parlando un po' tutti, donne, uomini. Come, ci no, stiamo, quello di Will ecco, Smith. Là. Questa, non so se chiamarla bellissima, direi anzi tutt'altro, questa immagine di Will Smith che dà uno sganassone a Chris Rock, che è, su cui tutti si stanno interrogando, è vero, è finto, eccetera, eccetera. Il motivo di questo sganassone... Chris Rock ha pronunciato una frase sull'alopecia, prendendo in giro, della moglie di Will Smith, Jade Pinkett, che soffre appunto di questa malattia. E ci siamo tutti, e Will Smith, infuriato, si è alzato e gli ha dato questo benedetto sganassone. Ecco, la domanda che tutti, Antonella, ci stiamo ponendo è: ma ha fatto bene o ha fatto male? O è finto o è vero? Anche. Ecco, però è finto o è vero? Io ho provato a ragionare su seguendo entrambi i percorsi. C'è un punto fermo, siccome in questo spazio parliamo sempre di donne, che nessuno ha chiesto che cosa ne pensasse a Jade Pinkett. Cioè, se la sono risolta. Io al limite mi sarei alzata io da lo sganassone. Esatto, a Chris esatto. Rock, quindi ecco. Diciamo che parlando di Oscar non è stato proprio un momento in cui abbiamo celebrato le donne, ecco. No. Sicuramente non è un momento in cui abbiamo celebrato il saper vivere, perché comunque andare lì sul palco, quindi che fa. Sia stato finto e abbiano inscenato questa cosa per far discutere degli Oscar, ne stiamo discutendo, ma male, diciamo. Se era vero, ancora peggio, mi allora, sento. Che sia una battuta infelice. Questo perché sicuramente. Perché non si scherza mai su quello che sono motivi di salute, questo obiettivamente. Questo sicuramente. Però l'esagerazione del gesto, io l'avrei capito se fosse stata lei a dire, ma io mi come sarei ti alzata, permetti, Antonella, capito? Mi sarei alzata, però insomma vabbè. Partiamo da questo episodio che non è proprio un episodio fantastico, ma di contro quest'anno agli Oscar Jane Campion, la regista come Jane no. Campion ha vinto l'Oscar per Coda ed è la terza donna, pensa, nella storia degli Oscar a vincere un premio come regista. Quindi diciamo bilanciamo un po' i due punti, però io ho provato a metterti insieme per il cuore di cane lei sì, l'ha vinto per cuore di cane, esatto. Poi ha vinto, scusami mi sono distratta vinto, per cuore di sì, cane sì, sì. E perché in realtà mi veniva in mente che c'è stato appunto invece anche un attore quest'anno sordo muto a aver vinto il premio Oscar e in realtà però c'è stata una donna ad aver vinto per prima l'Oscar ed era anche lei non udente ed era Marlene Matlin, non la so ricordo, se te la ricordi no. Nel film fantastico con William Hurt, figlio di un dio minore, è un film dell'87 e lei vince l'Oscar e allora suscitò molto scalpore perché era stata la prima attrice diciamo che aveva un handicap di questo tipo a riuscire a passare, capito, e vincere un Oscar. Quello che ho notato andando all'indietro e scorrendo all'indietro la storia degli Oscar al femminile è che le donne hanno sempre interpretato, come al solito probabilmente, un ruolo un po' unico, diciamo, nel senso che hanno avuto sempre un po' il coraggio di prendersi dei personaggi anche scomodi, se vuoi. Provo a farti qualche esempio, ma sicuramente ce li ricorderemo insieme. Intanto Cher, Stregata dalla Luna. Come no? Cher, te la ricordi? Vinse l'Oscar lei. Esatto, vinse l'Oscar nell'88 e Cher ha sempre rappresentato, come dire, una donna anche al di fuori degli schemi, anche un po' un simbolo fluido, no? In qualche certo. modo. E anche proprio fregandosene delle convenzioni e il fatto che vinse l'Oscar anche quello fece discutere. Poi a me piace tantissimo ricordare Misery non deve morire perché nel 91 Kathy Bates vinse quest'Oscar interpretando una parte cattivissima, cioè quella dell'infermiera terribile che ha la fortuna di incontrare lo scrittore suo preferito e decide di imprigionarlo
fargli scrivere bellissimo. Il romanzo della vita. Ecco, anche quello è un ruolo che forse, diciamo, non è tipicamente femminile, e anche per questo è bello, diciamo, che una donna abbia vinto poi l'Oscar per questo. Poi c'è Il silenzio degli innocenti. Il silenzio degli innocenti, no? Con una Jodie Foster, anche lei molto poco convenzionale, sia come donna che come attrice, certo. Nel 92 vince, e vince con un film duro, in qualche modo anche molto, come dire, sì, non tipico, diciamo. Con un Anthony Hopkins. Con un Anthony Hopkins, come al solito, strepitoso, insomma, va bene. Anthony Hopkins, non so se l'hai visto alla festa di Vanity Fair ballare, praticamente. Beh, lui è comunque un uomo, cioè è un attore straordinario. Sì, anche un uomo, secondo me, straordinario. Io sono particolarmente una fan. 96 c'è Dead Man Walking e c'è una Susan Sarandon che interpreta una suora che decide di accompagnare Sean Penn, condannato a morte, in questa strada verso, diciamo, verso la pena di morte. Ed è anche quello un film molto controverso, si discusse molto, come sai negli Stati Uniti si è molto divisi ancora sulla pena di morte, e Susan Sarandon prese questo ruolo in maniera anche politica, facendone anche una battaglia civile sui giornali e discutendone. 2001 c'è la mia favorita, che è Julia Roberts. Beh. Che interpreta una storia vera, Erin Brockovich. Erin Brockovich, bella, ragazza, Madonna, ma te la ricordi tu? L'ho visto 2 o 3 volte questo film. Anche 4. Io adoro Julia Roberts, quindi la trovo molto grande. Erin Brockovich. E lei è una storia vera, perché è una storia di una ragazza madre che a un certo punto, per sbarcare il lunario, cerca lavoro e trova lavoro come praticante avvocato. Poi negli Stati Uniti c'è uno schema un po' diverso e scopre una causa importantissima. Sull'inquinamento ambientale, e la vince per davvero, e diventa una delle paladine negli Stati Uniti delle cause collettive, certo, ambientali. E poi 2004 Monster è un film, non so se l'hai visto, con Charlize, sì, Theron, in cui lei accetta, bellissima, guarda, di diventare, sì, orrenda, e interpreta un ruolo vero di una serial killer che è esistita veramente negli Stati Uniti. E in qualche modo non è che la giustifica la serial killer, però racconta anche il risvolto, come dire, umano di un serial killer, che detto così sembra terribile. Però, insomma, io ho apprezzato molto il suo coraggio anche di imbruttirsi in qualche modo. Certo. Poi c'è The Queen nel 2007 con Helen Mirren. Ora, io amo Helen Mirren. Lei è eccezionale, straordinaria. Ma anche dopo il dopo video con la bastinata di... Con la bastinata. Ma non ti sembra, per chiudere anche, no? Potremmo stare qui a parlare molto. Io però ho notato che, insomma, un po' questa Academy ultimamente non premi tanto il merito o le cause reali, forti, sì, eccetera, quanto piuttosto così anche qualcosa di convenzionale, cioè bisogna dare una quota, come un po' le quote rose. E questo mi è piaciuto di meno. Ad esempio, il film che ha vinto come miglior film, io l'ho trovato un remake, cioè la bellezza era la famiglia Bélier, non era il rifacimento di questo film, che non era, secondo me, all'altezza dell'originale. Secondo me, vuoi che ti dico il mio giudizio? Sì, davvero, così, proprio spudorato. Non era all'altezza dell'originale, la dovevano premiare la famiglia Bélier, il soggetto, sì, era probabilmente quello. Sì, cioè, probabilmente si fa un po' fatica agli Oscar, io, a allontanarsi dalle convenzioni, dal politicamente corretto. Ecco, è troppo politicamente corretto per me la Però possiamo dirci, possiamo lasciarci con l'immagine, sì, bellissima di Lady Gaga, certo, che aiuta Liza Minnelli a pronunciare il nome, perché quello secondo me invece è un bellissimo simbolo di femminilità. È vero, e anche di coesione. Lady Gaga tra era donne. Emozionata, era, esatto, emozionata a stare accanto a Liza Minnelli, salita in carrozzina, insomma, bellissima immagine, mi piace. Meno così. Male, ogni tanto. Ogni le tanto donne. Ci siamo risolvati. Vieni, Angela, andiamo a fare con la zia Cri il French toast, che c'è ricorrente in molti film, no? Anche in Kramer contro Kramer, che era un film, no? Dove noi abbiamo pianto tutte le nostre lacrime. Ancora continuiamo a piangere, ancora, diciamo. Continuiamo a piangere. Che allora, per quegli come anni... Come fatto questo French... Allora, guarda, French toast, io l'ho preparato bello farcito, prosciutto e formaggio, passato nell'uovo sbattuto. Questa è la caratteristica, e latte, un toast, e poi passato nel burro. Può essere farcito, può essere dolce, e prende un po' French toast, che poi in Francia è il pain perdu, mm-hmm, che è proprio il pane vecchio che viene passato
e rosolato nel burro, e quindi c'è questa fragranza, quindi un recupero del pane, una colazione per il mattino. Anche il pan brioche. Sì, io ho usato il pan brioche perché è praticamente il pan brioche, e il fatto che sia vecchio assorbe in maniera migliore il fatto di bagnarlo, e io qui ho ricreato, quindi sicuramente anche per noi vedere questo pane beh, Alfio non può. C'ha il suo. Alfio però, niente ravioli, niente French toast. Cioè. Meraviglioso. Grazie zia Cri, grazie Angela Frenda, grazie per averci fatto sognare un po' con gli Oscar.